Buongiorno a tutti e benvenuti in questo ultimo video del nostro tour in Sicilia. Siamo partiti questa mattina da San Vito Lo Capo, dove abbiamo trascorso sabato e domenica in relax al mare, e adesso siamo arrivati a Palermo. Siamo nel parcheggio Amari, praticamente nel porto. Vi lascio comunque qua sotto, come al solito, le coordinate anche di questo parcheggio. Credo che la giornata per il camper sia intorno ai 15 euro. È molto comodo sia per l'imbarco che per visitare un po' qua la zona del centro, dei mercati, eccetera. Adesso andiamo a fare un po' un giretto, anche perché l'imbarco ce l'abbiamo questa sera. Per arrivare qua ho perso un paio di chili nel traffico di Palermo. Comunque dai, adesso fa un caldo terribile e andiamo a farci un giro per Palermo. Abbiamo raggiunto le poste di Palermo con questo colonnato impressionante. Proseguendo su via Roma, poco dopo le poste, arriviamo in questa piazza dove c'è questa meravigliosa chiesa. Ecco che abbiamo raggiunto quello che dovrebbe essere l'incrocio più famoso di Palermo, con questi quattro palazzi con le loro ricche facciate. Al municipio di Palermo troviamo la fontana Pretoria, detta anche fontana della vergogna, in quanto tutte le statue sono nude. Prendendo a caso una delle tante stradine laterali di via Roma, arriviamo in questa piazzetta bellissima con dei palazzi stupendi. Peccato che siano lasciati andare, che siano così degradati. Qui abbiamo raggiunto la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, con a fianco questa costruzione di stile tipicamente arabo. Ci siamo fermati a mangiare al caffè del Cassaro, che è una spaghetteria. Io ho preso Big Pack, pomodori, aglio e basilico, solo 4,50 euro, e marisa, pesce, spada e melanzane, 6 euro, veramente economico. Ed eccoci arrivati alla cattedrale di Palermo, impressionante. Entriamo nei suoi giardini adesso. L'avevo già vista qualche anno fa, ma non mi ricordavo fosse così stupenda, meravigliosa. Una vera opera d'arte. Lascia veramente senza fiato e senza parole.
state attenti, scoprirete dei cortili interni fra questi palazzi meravigliosi. Ora ci dirigiamo a visitare il mercato storico della Vucciria. Che non è come ce la ricordavamo, ormai è tutto una via di ristorantini e qualche bancarella. Adesso siamo arrivati a Ballarò, sperando che questo sia un po' più come ce lo ricordavamo. Peccato che siamo arrivati qua alle 3:30 di pomeriggio e tantissime bancarelle sono purtroppo già chiuse. Questa via è tutta dedicata a negozi o meccanici di biciclette. Siamo arrivati un po' in anticipo all'imbarco, è un casino totale, speriamo di non sbagliare traghetto. Direi proprio che questi traghetti non hanno le marmitte catalitiche. Impressionante, guardate che fumo nero che esce. Purtroppo anche le cose belle prima o poi finiscono. Ci imbarchiamo sul traghetto che da Palermo, con una notte di navigazione, ci porterà a Napoli. Lasciamo questa splendida terra, la sua meravigliosa gente, i suoi intensi sapori, non con un addio, ma con un arrivederci, sapendo benissimo che prima o poi ci incontreremo di nuovo.